18 in diretta studio al grande padiglione gastronomico. Siamo a domenica, siamo un po' stanchini a dire la verità, ma siamo anche molto soddisfatti per come sta andando la festa, sia per quanto riguarda la partecipazione proprio qui allo stand gastronomico, sia la partecipazione agli spettacoli organizzati dal Comune di San Maurizio. Che cosa dire, sono con l'assessore Andrea e appunto quest'anno abbiamo deciso di ampliare un pochino anche il tutto perché l'anno scorso è stato un gran successo e quindi da una parte avevamo l'esigenza di doverci assolutamente replicare e perché no far di più. Anche perché appunto ricordiamo che questo, l'obiettivo più grande di questa festa, oltre quello di creare aggregazione e trovare un momento dove possiamo tutti ritrovarci e festeggiare insieme, è anche a scopo benefico, perché quest'anno sosteniamo due progetti. Ma vediamo un attimino, Andrea, parliamo un attimino di questi due progetti che sosteniamo. Ciao Sonia, sì, abbiamo due progetti davvero belli. Il primo è il Fondo di Solidarietà per aiutare le famiglie più bisognose nel nostro paese e l'altro è a portare a termine l'opera che vediamo anche qua alle nostre spalle, Insieme per la Sicurezza. Che cos'è Insieme per la Sicurezza? È praticamente la realizzazione di un elisosta che permetterà di far arrivare l'elicottero del 118 a qualsiasi ora del giorno e della notte anche con visibilità zero, così che possa portare soccorso a chi ne ha bisogno. E quindi siamo anche qui oltretutto perché ieri sera abbiamo già fatto due salti, ci siamo divertiti, numeri da capogiro, però dobbiamo anche ringraziare tutti quelli che sono dietro e che danno una mano perché tutto questo sia possibile, perché se non ci fossero i nostri mitici volontari tutto questo evento non sarebbe possibile, da chi è dietro alle cucine, da chi serve ai tavoli, ma anche più semplicemente tutta l'organizzazione che ci ha dato una mano, e questo è veramente un grazie di cuore a tutti. Vogliamo dire qualcos'altro della festa? Niente, vi aspettiamo ancora domani sera, perché domani sera avremo il debutto finale con lo spettacolo pirotecnico e non mancate perché dopo lo spettacolo pirotecnico ci saranno gli spaghetti per tutti. Spaghetti? La spaghettata di mezzanotte. Quindi vi aspettiamo, non mancate, patronale 2018 San Maurizio Canavese. Ciao! Mauro Bonardo, festa patronale di San Maurizio 2018, uno dei maggiori artefici di tutto il padiglione gastronomico. Com'è andata? Diciamo che è andata molto bene, abbiamo fatto dei numeri che non pensavamo di farli, la gente ha collaborato e speriamo di riuscire a concretizzare i progetti che abbiamo messo in pista. Quali sono i progetti che avete messo in pista per quest'anno? Uno è quello di aiutare i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa per fare la pista qui, l'atterraggio dell'elicottero notturno, e l'altro è di aiutare il Fondo di Solidarietà, la gente che ha bisogno in paese, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Con le nuove leggi per la sicurezza che sono nate dopo i noti fatti di San Carlo a Torino, quali sono state le difficoltà per allestire il tutto? Ma diciamo che le difficoltà forse le abbiamo avute più l'anno scorso, che eravamo freschi perché era successo a giugno e noi siamo partiti a settembre. Quest'anno, ormai sperimentate dall'anno scorso, è stato molto più facile. Chi sono con te gli artefici di questo grande successo? Mio cugino Riccardo, l'amministrazione comunale, Sonia e tutto il personale che ha lavorato qui, perché da solo o da soli io e Riccardo non avremmo potuto fare questo. Facciamo un grande applauso.
perché quest'anno è il 14° anno di gemellaggio con General Cabrera. I personaggi storici che animavano le vie di San Maurizio e dintorni nel 1700. Guardate questi costumi particolari. E di classe, devo dire, Ago. Sì, anche con classe. Effettivamente questa è la parte alta della borghesia. La parte molto bella. Ragazzi, facciamo un applauso a tutte queste persone che stanno sfilando per il nostro compiacimento questi vestiti colorati e, devo aggiungere, restaurati a mano da gran parte dei volontari che trovate qui presenti. E sentiamo anche iniziare il ruolo di tamburi, perché quest'anno con noi sono presenti gli ispiratori e i musici della città di Grugliasco. Eccoli qua, accogliamoli, anche loro che da Grugliasco sono arrivati a San Maurizio. Cirenaica con l'onda. Abbiamo anche l'onore di avere la presenza del nostro signor sindaco in mezzo a Cirenaica, in mezzo a San Bernardo, scusate. Attenzione. A San Bernardo, ho sbagliato, scusate. San Bernardo con Luca Berni. Ceretta, Ceretta. Con Luca Berni. Un applauso anche a loro. No, no, è lei che lo dice. Ceretta con Luca Casimiro secondo. Qui abbiamo un sacco di secondi, signori. Sì, anche perché sono i figli dei vincitori. I figli dei vincitori, quindi speriamo siano forti come i genitori. Qui abbiamo Malanghero con Pedro. Malanghero che sfila tutto orgoglioso con Luca Pedro, che abbiamo visto prima che scalcitava dentro la gabbia. Poi abbiamo Borgo. Quarto Borgo classico. Con la nostra amica Fashion. Vediamo poi se sarà solo Fashion o sarà proprio attiva. Adesso entriamo nella rosa. Terzo classificato nell'edizione 2017, Madonna della Neve. Un applauso, signori. Applauso. Bisogna scaldarla questa pista. Madonna della Neve con Locacetta. Locacetta. Che è un diminutivo di Ocetta. Che stile. Poi, signori miei, secondo classificato nell'edizione 2018, San Rocco. E non poteva che non chiamarsi Bomber. O cannoniere.